giornalistiche. Detto questo, diciamo che forse uno dei più grandi rammarichi di ieri sera, per me almeno, è stato appunto quando è entrato Totti, standing ovation del Bernabeu, applauso, 5 con Marcello, scambiato la maglia con Sergio Ramos, quella punizione. Ah, quella punizione, se avesse messo quella punizione, sarebbe stata una partita che valeva la pena vivere là allo stadio, se avesse messo quella punizione, se lo sarebbe meritato. Purtroppo ha preso il palo. Contro la Fiorentina? No, contro la Fiorentina. Che dici? Contro... no? Dimmi se sto errando, sto errando. Come hai avuto un mezzo lapsus? C'ho avuto un lapsus, un brutto lapsus. Un po'. Ma sei sicuro? Ho questa sensazione. Ma no, sì, eh. C'ho avuto un lapsus grave. No. Aspetta un attimo. ho avuto un brutto lapsus. Contro la Fiorentina, mamma mia, ragazzi, perdonatemi, vi chiedo umilmente scusa. No, vabbè, la parata di ok. Contro la Fiorentina, la punizione contro la Fiorentina l'ho traslata, non so per quale motivo. La partita di ieri. E il capitano è anche un altro dei temi sui quali sicuramente verterà il calciomercato di quest'estate. Sì. No? Il capitano, beh, a parte la non faccenda con Spalletti, bisogna vedere se è questo giocatore ancora da dare un altro anno come giocatore, o se forse la società, insieme di comune accordo con lui, deve ritenere che è arrivato forse il momento di farlo diventare un dirigente. Sì. Tu come la pensi? Beh, come la vedi? Comunque a quanto pare sembra che sia stato trovato un accordo, no? Col presidente, il rinnovo del contratto per un altro anno. Totti giocherà fino ai 40 anni, anzi fino quasi ai 41, no? Totti ha sempre sperato, no, di arrivare a questa soglia. Io come la penso? Secondo me dobbiamo chiedere a Totti come la pensa, no? Cioè è Totti che deve dire nel modo più sincero possibile se lui è ancora in grado di giocare, se lui è ancora in grado di dare una mano alla squadra. Secondo me comunque può dare sempre un po' un grande contributo, no, Totti, però deve capire che purtroppo ormai il calcio è un gioco fatto di velocità, è un gioco fatto di accelerazioni, e che quindi il suo contributo è sempre un po', no, un po' limitato sarebbe, e quindi secondo me può dare un grande aiuto alla squadra, però mettendosi a servizio della squadra come ha sempre fatto d'altronde, però accettando anche quelle che sono le decisioni di Spalletti. E Anche perché l'attuale attacco, secondo me, non, cioè almeno dai primi minuti, non va cambiato. No. È un attacco che sta dando i suoi frutti e che va tenuto così. Cioè, c'è poco da fare, c'è poco da sì, chiacchierarci sì, sopra. Io penso che Totti capisca bene che sicuramente ormai 90 minuti non si può più fare Totti, assolutamente, ma anche giocare dal primo minuto adesso inizia a diventare difficile, perché i ritmi sono sempre più pesanti, e per lui è sempre più difficile imporre quella che è la sua classe, quella che è la sua tecnica, no? E quindi secondo me il contributo più grande lo deve dare all'interno dello spogliatoio, mettendosi appunto, come ho detto, a servizio della squadra, e per quegli scampoli di partita che gli verranno concessi nel momento in cui si avvertirà l'esigenza di metterlo in campo, ecco. Sì, io sono veramente d'accordo, infatti penso che forse con un altro anno Totti si potrà fare all'interno della squadra. Però poi certo bisognerà prendere altre decisioni, anche il destino di Daniele De Rossi, che prima sembrava certo che scade il contratto, no? Sì. E lui dovrebbe andare in America, da quanto ha detto. Ora sì, sentivo qualche sito romanista che invece diceva che forse vorrebbe rinnovare per altri 2 anni. Ecco, io sì, forse non siamo d'accordo su questo. Secondo me De Rossi è un giocatore importantissimo, e 33 anni, deve fare 33 anni tra poco, può dare ancora qualcosa a questa Roma, no? Può giocare ad alti livelli, secondo me, almeno per altri 2 anni come minimo. Andarsene in America secondo me è un po' sprecato, no?
Secondo me può fare bene ancora a questi livelli, ed è soprattutto un giocatore che ti dà, è un giocatore molto importante non soltanto in mezzo campo, ma potrebbe rivelarsi importante anche dietro, no? Cioè molti dicono che il futuro di De Rossi, ormai da anni che si dice, no, che il futuro di De Rossi è quello di fare il difensore centrale, anche se effettivamente non è mai diventato un difensore centrale, è sempre stato un centrocampista adattato, no? Io spero che De Rossi possa dare ancora un contributo a questa squadra, a questo progetto, e non mi priverei così facilmente di lui, ecco, perché è un giocatore che ha grande esperienza, un giocatore che sa leggere bene determinati momenti all'interno della partita, no? Secondo me può dare ancora tanto. Sì, io è così, effettivamente non siamo d'accordo, perché io credo che De Rossi abbia dato il suo a Roma, come anche la stessa volontà del giocatore di andare in America e fare la sua carriera nel calcio americano, dove ancora potrebbe dare ancora di più. Ora non è ovviamente De Rossi un giocatore che fa comodo, no, a qualsiasi squadra italiana, ma europea. Però sai, ecco, sei d'accordo su, anche perché comunque il suo ingaggio, non c'è un cazzo da fare, continua a pesare. Continua a pesare, sì. Sono 6 milioni che tu potresti sfruttare in altro modo, questo è in dubbio. Sì, sì. No? Bisognerebbe anche parlare di un eventuale ridimensionamento, no, del suo ingaggio, eventualmente. Sul quale, visto che lui poi vuole andare in America, non penso che lui cederebbe mai. Sì, e qui la scelta deve fare lui. Cioè. Deve fare lui un accordo con la squadra. Con la squadra. Io l'unica cosa che dico è che io credo, spero, ed è la cosa a cui tengo di più, è che invece su Totti, che la società si comporti come una società che ha di fronte una leggenda del calcio, e quindi la deve trattare con il rispetto che merita. Certo, ovviamente. Ieri l'ovazione al Camp Nou, al Santiago Bernabeu, dà proprio la misura di quanto Totti sia un simbolo del calcio. Sì, come Steve G, come altri grandi del calcio. È entrato nella leggenda, oggi anche parole di rispetto e di stima dal presidente Malagò, e quindi insomma bisogna trattarlo come me. Io la cosa che non potrò mai vedere è un trattamento come quello che ho ricevuto Del Piero con la Juventus. Questo sì, è la cosa più importante. E intanto vi do una notizia che leggo su forzanova.info, che attualmente, se avete un profilo Twitter, potete con l'hashtag AskCzesny fare domande al portiere della Roma, che risponderà lui personalmente, sempre se riuscirete a scrivere AskCzesny, che non è facile come hashtag, infatti è un po' un hashtag tremendo, però insomma risponderà direttamente lui. Szczęsny, che ha fatto una gran partita ieri. Szczęsny, che ha fatto una gran partita, tu esattamente. Tu lo rivorresti l'anno prossimo? Io lo riconfermerei, ovviamente, ma si tratta più di ascoltare quella che è la volontà del giocatore. Szczęsny... No, mazzo, però cambia copione. Cambio copione, dici sempre, lo so, però effettivamente nel calcio conta anche questo. Anche se io sono convinto che Szczęsny a titolo definitivo la Roma non lo acquisterà mai. Uno, perché l'Arsenal secondo me non si vuole privare di un calciatore, di un portiere che ha ampi margini di miglioramento e che comunque è giovane per ricoprire il ruolo che ha, insomma, del 90, quindi deve fare 26 anni, ecco. Quindi Szczęsny, ecco, l'unica operazione che cercherei di fare è quella di comprare un portiere, magari un portiere italiano, da far crescere, e cercare di prolungare il contratto di prolungare il prestito di Szczęsny per la prossima stagione. Diciamo che voci corridoio dicono che Scuffè sarebbe l'uomo, lo so, neanche a me fa impazzire, però sarebbe l'uomo, il profilo che risponde a quello che tu hai appena descritto. Sì, sì, c'è la possibilità, ovviamente. Ci sono state altre voci, ovviamente si parlava di Sportiello, anche un giovane interessante. Molto lo interessante. Stesso Ellison, che onestamente non conosco, gioca in Brasile, comunque già nel giro della nazionale. In ogni caso, comunque, Szczęsny è un portiere che secondo me, certo, a parte qualche incertezza, dà abbastanza sicurezza, no?
al reparto arretrato, bravo coi piedi, ha ottimi riflessi, pecca un po' in quello che è il piazzamento, no? Però ieri ci ha veramente salvato, qualche pecca sul secondo gol, ma è un gol che ci sta, perché magari non ti aspetti che la palla te la piazzi proprio lì, no? Ti aspetti più un tiro sul secondo palo. Però comunque grande prestazione di Szczęsny, ottima seconda parte di stagione per lui, no? Sì. Ottima prima parte di stagione, un po' una flessione tra ottobre, quando novembre, tu, dicembre, tutta la squadra poi, no? Quando, esatto, comunque tutta la squadra, diciamo che non girava assolutamente bene. Poi adesso comunque sembra che si stia riconfermando ad alti livelli. Poi non so quanto voglia ritornare all'Arsenal a fare il secondo di Cech, perché secondo me Cech comunque anche per la prossima stagione sarà il portiere titolare dell'Arsenal. E poi c'è anche Ospina. Ho anche Ospina, che secondo me è un giocatore interessante, un buon portiere Ospina, ed è sprecato secondo me per fare il secondo all'Arsenal, eh? Sì, infatti. Credo anche io che sia un ottimo portiere. È vero che, che il livello è alto, il livello della Premier League, però insomma, forse Ospina si sta tenendo caldo per il dopo Cech, ecco perché ancora di meno Szczęsny avrebbe motivi per tornare a Londra. Andiamo a una pausa ora con Se necessita il reggaeton. Beh. Non piace a Luca? No. Vabbè, e allora ti metto un'altra, perché sì, c'è una fase musica un po' lunga che secondo me ti piace, tipo il demonio e l'acqua santa, Umberto Tozzi, Gloria. Ecco. Godete di questa pausa inusuale. Ci sentiamo dopo con Cristiano Montanarella. Ciao. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po. Hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let's go.